Risalendo per via Cavour di fronte via Don de Roma, c'è un altro segno del bombardamento. Il vuoto è stato trasformato in una scalinata che porta ai bastioni Marco Polo. Eccoli, sullo sfondo il Golfo di Alghero. L'ultima parte che si vede è Capocaccia, sulla cui cima c'è il faro più alto d'Italia, il faro di Capocaccia, appunto. Voglio farvi notare assolutamente la trasparenza del mare. E se passate per Alghero non mancate di fermarvi qua assolutamente per godervi il tramonto. Per adesso ve ne faccio vedere solo una foto. Le mura poggiano direttamente in mare. Il molo che vediamo è quello di sopraffluto del porto turistico più grande del Mediterraneo. Anche questo un altro record di Alghero. Uno sguardo sull'altro lato. In fondo si intravede la sommità della Torre di San Giacomo, l'unico ottagonale di tutto il sistema di difesa. Una piccola sbirciata a uno dei rarissimi giardini del centro storico. I gatti qui sono una presenza costante. Lasciamo i bastioni e andiamo a dare uno sguardo al palazzo del Posalit. In algherese significa pozzo salato. È proprio questo. Da qui si attingeva l'acqua per fare il pane, e non c'era di certo bisogno di aggiungere il sale, ci aveva già pensato il mare. Sull'altro angolo raggiungiamo la casa di Giuseppe Manno. Era un algherese laureato in diritto canonico civile a soli 18 anni. Magistrato, storico, politico, primo presidente del Reale Senato Piemontese, e oggi la sua casa, in parte crollata per i bombardamenti, è un museo in suo onore. In fondo si vede il vecchio monastero delle Isabelline. Siamo in pieno quartiere ebraico. Al posto della piazza una volta c'era la sinagoga, poi trasformata nella chiesa di Santa Croce, ma demolita per fare posto all'ospedale, l'edificio qua a sinistra. Oggi è la sede di architettura. Dipartimento di architettura che per il sesto anno di fila è stato considerato dal Censis come il migliore in Italia. Vicolo Bertolotti è una delle vie non centrali più fotografate. Il motivo sono questi vasi creativi appesi alle pareti. Certo, non è da meno la via ospedale che incrocia il vicolo. E guardate qua che meraviglia. Siamo nella parte finale del vicolo, incrocio con via Sant'Erasmo. Qui la strada diventa molto stretta e termina in una scalinata. Da questa arriviamo ai bastioni Magellano, vista mozzafiato del porto da un lato, e dall'altro una piazza dedicata al cantante popolare Pascal Gallo. Il palazzo decorato è stato sede della famiglia Carcassona e anche del viceré. Attaccato si confonde il palazzo Arbosic. Con un fermo immagine vi faccio vedere lo stemma sopra la finestra dell'ultimo piano. Dalla piazzetta usciamo nella via Sant'Erasmo. La percorriamo fino all'ingresso principale della cattedrale. Questa è via Sant'Erasmo, vista dando le spalle alla cattedrale. In fondo si vede la chiesa di Santa Chiara, oggi biblioteca comunale. Abbiamo percorso tutta piazza Duomo e poi piazza Civica. E ci siamo infilati su via Minerva. Questo è il primo albergo di Alghero, il Leone d'Oro, rimasto attivo fino alla fine del 1800. Sulle balconate si aprivano le porte delle camere. Via Minerva termina su via Roma, da dove siamo partiti. Chiudiamo con questa lapide, che ci ricorda che questa palazzina un tempo era la chiesa di Nostra Signora della Mercede.